è una città viva, è una città che risponde, è una città che in questo momento mi riempie d'orgoglio per tante cose. Noi abbiamo fatto, parlo della musica specificatamente in questo momento, per anni un progetto che si chiama Camera con Musica, con i concerti la domenica mattina, che sono dei concerti a titolo gratuito, un concerto al mese per avvicinare il pubblico alla musica da camera. Quest'anno, per ragioni legate alla sicurezza, nel senso che nell'ultimo anno abbiamo avuto delle affluenze talmente enormi, la Sala Bianca aveva circa 250 ospiti nelle domeniche mattine, creando un po' di disagi perché la sala non può ospitare così tanta gente. Per cui quest'anno per la prima volta abbiamo deciso di prevedere un biglietto simbolico e ci siamo spaventati. E a volte la paura va combattuta, perché abbiamo detto il pubblico è abituato a venire la domenica mattina a godere del concerto, il biglietto può essere un deterrente. Abbiamo aperto la biglietteria un paio di settimane fa, non ci crederete, ma le persone che sono venute a comprare i biglietti hanno acquistato i biglietti dei concerti della domenica mattina per il mese di marzo. E allora tutto questo è la premessa per dire che la sfida delle sonate di Schubert ben si concilia con quello che noi vogliamo spendere in questa città e con le testimonianze che vogliamo dare. In questo momento siamo tutti insieme per testimoniare che possiamo fare di più e che un'opera così importante per una città che non è Milano, che non è Tokyo dove tu le hai già rappresentate, è una sfida enorme, ma che ci fa uscire dai confini di questa città. È il